Ciao creativi, bentornati. Oggi un video sull'illustrazione. La volta scorsa vi ho fatto vedere come poter disegnare un video di tre quarti in stile realistico e vi ho insegnato due schemi che vi possono essere utili. Vi metto il link in descrizione. Oggi invece vediamo come disegnare un personaggio in stile illustrato, quindi da libro illustrato, sempre in posizione di tre quarti. Come dico sempre anche ai miei studenti, è importante prima esercitarsi con il disegno di tipo realistico perché ci permette di avere più libertà poi nello sviluppare un nostro stile e anche nel poter gestire i personaggi nelle varie posizioni, nelle varie espressioni e così via. Cosa significa disegnare in stile illustrativo, quindi in questo caso un viso di tre quarti? Significa trovare un grado di semplificazione personale delle forme, quindi sia del contorno del viso, sia degli elementi, occhi, naso, bocca, labbra. E, secondo un nostro stile, quindi all'inizio si fanno dei tentativi, ci si sperimenta, si gioca con le forme e man mano in questo modo verrà fuori il nostro stile. Io ad esempio sto facendo un viso abbastanza tondo, un collo un po' più lungo del normale, seguendo quello che ormai è il mio stile. Una volta fatta una bozza così veloce del personaggio, anche per tirar fuori le idee, andiamo poi con una matita molto più leggera, quindi sto usando una 2H, a ridisegnare tutto il viso in questo caso sul foglio definitivo, quello che andremo poi anche a colorare. È importante usare, come dico sempre anche negli scorsi video l'avrete sentito, una traccia molto leggera, perché così possiamo sia cancellare più facilmente se abbiamo bisogno di correzioni e anche evitiamo che ci sia una linea troppo sporca, troppo imprecisa, che poi rimane evidente anche quando coloriamo. Una volta sicuri del disegno chiaro che abbiamo fatto, lo andiamo a ripassare con una matita un pochettino più porosa e più scura, come sto facendo qui, andando a definire bene le forme. Vedete inoltre che sto utilizzando una linea che io definisco dinamica, ve ne ho parlato in un video specifico, vi metto anche questo link in descrizione, che rende già il disegno di suo più bello, più interessante. Quindi è importante curare l'illustrazione fin dal disegno, addirittura anche nel modo in cui gestiamo le linee, anche quando ripassiamo il disegno, come in questa fase qui. Come mi dicevano i miei professori in accademia, se il disegno di base è già ben curato, ben strutturato, con linee precise e interessanti, anche poi nella colorazione si andrà soltanto a migliorare. Viceversa, se il disegno non è bello, nessun tipo di colorazione, nemmeno la più incredibile, spettacolare, con effetti di luce, potrà risolvere quei problemi di struttura. Quindi ecco perché è importante perdere un po' di tempo in più, dedicarsi con pazienza al disegno, eventualmente cancellare quella volta in più pur di avere poi una traccia di base precisa. Adesso sto ripassando con una matita ancora più porosa, quindi una B, credo sia una 3B, alcune linee che devono essere più intense, come ad esempio le sopracciglia, la rima labiale centrale, la pupilla, alcuni tratti del profilo. A questo punto sono passata alla colorazione, quindi il nostro personaggio è pronto, il profilo di tre quarti è definito. Ho scelto di colorare utilizzando i markers, che sono questi pennelli ad alcol, ce ne sono di varie marche, che sono molto utili per una colorazione veloce. Io amo tantissimo utilizzare delle tecniche miste, quindi in vari strumenti insieme. La mia colorazione principale con cui mi sono fatta, diciamo, un po' le ossa già dall'accademia è sempre stato l'acquerello, spesso associato alle matite. Adesso sto sperimentando anche altre tecniche, come questa qui dei markers, li accompagno sempre con le matite, lo vedrete anche in questo caso. Per utilizzare i markers l'importante è scegliere una carta che sia appropriata. Questa qui è una carta molto spessa, acid free, liscia, perché è una cosa che viene spesso sottovalutata, soprattutto per chi disegna all'inizio, cioè di utilizzare il primo foglio che capita per qualsiasi tecnica, e questo invece è da evitare assolutamente. Se vogliamo fare un disegno con le matite colorate, non possiamo scegliere un foglio troppo ruvido con una texture troppo evidente, ad esempio, se no si andrà a vedere, risulterà una colorazione un po' sporca. Viceversa, non possiamo utilizzare i markers su un foglio sottile o non adatto, quindi è bene anche in questo caso perdere un po' di tempo per informare
informarsi e scegliere la carta giusta, che fa davvero tanto la differenza. Soprattutto nell'acquerello ci sono tanti tipi di carte per acquerello, anche lì l'effetto cambia molto, quindi è bello anche poter sperimentare, vedere le varie tecniche, come si comportano in fogli diversi, sempre adatti comunque a quella tecnica lì e a quella colorazione lì. Sto definendo alcune ombre e poi sto andando a colorare i capelli. Noterete appunto che sono di un colore abbastanza anomalo, un verde. Amo moltissimo come tematica quella della natura, quindi alberi, foglie, si vedono tantissimo nei miei lavori. Ho fatto questa ragazza con questi capelli molto ricci, fitti, con una grande chioma e mi è venuto subito in mente l'albero come soggetto, che è uno appunto dei miei preferiti, ma se c'è una cosa che amo più degli alberi sono gli alberi con le lucine appese e quindi ho voluto mettere tutti questi elementi che mi piacciono particolarmente in questa illustrazione. Un'altra bella caratteristica dei markers è che vengono sfumati, creano delle belle sfumature, però vi spoilero questa cosa, vi do un consiglio più che altro, quando si comprano i markers c'è sempre un pennarello senza pigmento, senza colore che viene chiamato blender, quindi viene da pensare che è quello che serve per creare le sfumature e non c'è niente di più sbagliato, non lo fate perché in realtà va a sciogliere di nuovo il colore, è un po' come aggiungere acqua su un foglio dove c'è dell'acquerello, il risultato è quello. Per sfumare un colore invece bisogna usare lo stesso pennarello, quindi lavorando per strati, oppure pennarelli con tonalità molto vicine, quindi leggermente più scuro man mano. Per questo è importante avere tutti i colori, con i markers. Ho voluto aggiungere questo elemento della fascia perché ci sono molte ragazze afroamericane che hanno questa bella capigliatura riccia e piena che utilizzano poi queste fasce per tirarli un po' su e mi sembrava che potesse essere un elemento carino anche che spezza un po' questo verde della chioma per dare un po' di colore. Adesso sono passata alle matite. È molto bello usare le matite sopra i markers perché comunque è una carta liscia. Rispetto alla carta ad esempio di acquerello, che comunque io di base utilizzo delle carte più ruvide per l'acquerello, quindi qui la matita è perfetta, riesce a scivolare bene sulla carta e a rendere bellissimi effetti. Nello specifico ho utilizzato le matite Arteza, che sono delle matite più economiche, ma che comunque di una qualità che trovo abbastanza buona, e sono utili perché si possono avere tantissime tonalità, visto che io utilizzo le matite sempre insieme ad altri media, raramente faccio un'illustrazione tutta a matita, se non per provare proprio le matite, è molto utile per me avere tantissime tonalità. Oltre alle Arteza ho e sto usando anche su questa illustrazione le Faber-Castell, che sono poi delle ottime matite proprio anche per la qualità. Quindi in base agli elementi che devo andare a colorare, al tipo di intensità anche che mi serve, vado a scegliere l'una o l'altra matita. Non smetterò mai di dare questo consiglio per quanto riguarda le matite, cioè di stare attenti alla punta. Lo dico sempre anche durante i miei corsi e i miei allievi. Molte volte si va a temperare bene la matita all'inizio, poi si inizia a colorare e non si tempera più, quindi si va a consumare la punta, a diventare perciò più spessa, il tratto diventa più grosso, però o perché siamo troppo concentrati oppure un po' per pigrizia non andiamo a ritemperarla, perché dovremmo farlo davvero ogni minuto almeno. Però è un consiglio invece che do, quello lì di soffermarsi un attimo, di mettere quel pizzico di pazienza in più, perché ad esempio questi fili che sto facendo che reggono le lucine
devono necessariamente essere sottili. Se la punta non viene ritemperata e risultano invece grosse, vanno un po' a rovinare l'effetto. Quello della pazienza è un elemento importantissimo, imprescindibile quando si dipinge, si disegna, sia che si faccia illustrazione oppure disegno realistico. E lo ripeto sempre perché era uno dei miei difetti quando ero più piccolina, perché mi stancavo subito e soprattutto volevo vedere immediatamente pronto il disegno che avevo in mente. C'è un aneddoto che ogni tanto mi torna alla mente. Quando ero bambina, volevo fare una copia del Tondo di Michelangelo. Se non l'avete visto, andate a guardare perché è davvero stupendo. E quindi ho perso tanto tempo a copiare i personaggi, tutta la muscolatura, tutti i dettagli, naturalmente con la mano da bambina. Al momento della colorazione ero già stanca, invece di pensare di fermarmi e continuarlo il giorno dopo, ho voluto con testardaggine continuarlo però in fretta, e il risultato finale non mi era poi piaciuto, quindi me ne sono pentita. In realtà mia mamma, poi ricordo, era piaciuto tanto e l'ha incorniciato e appeso in camera, però io sapevo di poter fare di più, e questa cosa poi man mano ho cercato di svilupparla, cioè di sviluppare la pazienza anche, che richiede il disegno e la pittura, fa tutta la differenza, perciò è un consiglio che vi do così. Con gli ultimi dettagli con le matite, ma non mi sono fermata alle matite. Aggiungo la firma, e quello che ho fatto, l'avrete già visto anche in altri video, è stato scansionare il disegno originale e andarlo a riportare su iPad per continuare in digital painting per creare l'illustrazione finale. E vi faccio ora vedere il risultato. Ecco qui, così riuscite a vedere anche alcuni dettagli di illuminazione. Ho aggiunto semplicemente uno sfondo che richiami comunque il bosco e la natura. Spero questo video vi sia stato utile, vi metto i link utili anche in descrizione. Mi raccomando, condividetelo, mettetevi piace, parlate del canale a chi ama l'illustrazione e il fumetto, e noi ci vediamo al prossimo video.